Ciao a tutti, io sono Angela Carminati e sono una studentessa del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco. Faccio parte della classe quinta A che più o meno da 2 anni collabora con il gruppo Aiuto Mesotelioma, di cui Cinzia Manzoni ne è la responsabile. Ne approfitto appunto per ringraziarla perché se io sto facendo questo video è grazie a lei che mi ha chiesto di fare questo video in memoria della giornata delle vittime dell'amianto, appunto il 28 aprile. In questa giornata ci tengo anche a ricordare le vittime dovute al Covid-19 che ci sta portando a vivere un periodo diverso, un periodo che secondo me farà o spero farà riflettere sulla vita in generale. Cinzia mi ha chiesto di portarvi una cosa un po' diversa, penso, dal resto, perché oggi vorrei portarvi un brano, vorrei cantarvi una canzone perché quando Cinzia ha conosciuto appunto i componenti di questa classe di cui faccio parte anch'io, parlando è venuta fuori questa cosa che comunque io faccio come hobby personale, cioè cantare. E da quel momento alcune volte appunto lei mi ha chiesto di partecipare ad alcune manifestazioni per mettere in pratica o mettere in luce questa cosa che a me piace fare, soprattutto per portare messaggi alla gente. Oggi vorrei portarvi questo messaggio un po' di sicurezza, no? Per sentirci un po' vicini con una canzone in particolare che secondo me è molto iconica nella vita di tutti. Penso che sia una canzone molto importante, una canzone che faccia anche tanto riflettere. Quindi io la canzone che volevo portarvi oggi e che penso che sia adatta a questa cosa è Hallelujah di Alexandra Burke. Strong, but you need it.